Buonasera, buonasera cari amici di livegp.it e benvenuti alla puntata numero 384 di Circus, il consueto appuntamento del lunedì sera dedicato al mondo del motorsport. Come sempre Marco Previtera in vostra compagnia per questa puntata speciale. Lo avete già intuito, in occasione dei nostri uh, dei nostri titoli, dei nostri lanci che abbiamo fatto nel corso della giornata sui vari canali social, sarà una puntata quasi interamente dedicata a un campionato ai nastri di partenza per quanto riguarda la stagione 2022. Stiamo parlando naturalmente della NASCAR World Series o meglio conosciuta dalle nostre parti come EuroNASCAR, un campionato ricco di spettacolo che si prepara a scattare il prossimo weekend dal circuito di Valencia. Ma naturalmente tra poco entreremo nel vivo di questo campionato che abbiamo già, tutto conoscere anche nei, negli anni precedenti proprio anche grazie a livegp.it, ma prima, prima andiamo naturalmente a introdurre innanzitutto coloro che mi faranno compagnia nel corso di questa puntata e allora io inizierei questa sera da colui che sicuramente meglio di chiunque altro può aiutarci a conoscere più da vicino le caratteristiche di questo Campionato, e si tratta del PR manager della NASCARA William Euro Series, ovvero Gianluca Guiglia. Ciao Gianluca, bentornato. Buonasera, Marco. Buonasera a tutti, gli amici di LiveGP. Ebbene, sì, sono tornato ed è un vero piacere. È un piacere averti di nuovo con noi, tra poco faremo due chiacchiere in tua compagnia, sappiamo che sei davvero impegnatissimo con i preparativi eh, perché mancano davvero pochi giorni al via del campionato, però insomma ci svelerai qualche bella notizia in vista del primo weekend stagionale. Un saluto anche al nostro Nicola Saglia, ciao Nicola, bentornato. Ciao Marco, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. E poi un saluto anche al nostro Luca Pellegrini, ciao Luca. Ciao Marco, buonasera a tutti! Vi ricordiamo naturalmente le coordinate per poterci seguire in diretta sui nostri canali. Ovviamente il nostro sito web livegp.it per non perdere nessuna delle notizie dedicate al mondo dei motori. Iscrivetevi al nostro canale YouTube attivando la campanellina per non perdere nessuna delle nostre dirette. Mettete anche un bel like alla pagina Facebook di Livegp.it. Seguiteci sul nostro profilo Instagram e naturalmente ascoltate tutti i podcast di Livegp.it sulle piattaforme Spreaker, Spotify iTunes e Google Podcast. Vi ricordiamo che sarà possibile interagire con la nostra diretta eh, scrivendoci appunto attraverso le chat su Facebook e YouTube. Risponderemo ovviamente alle vostre. Uh, domande e poi naturalmente io volevo iniziare questa puntata prima di parlare di Euronáscara di ringraziando ringraziando il nostro pubblico perché nel corso del weekend che si è appena concluso abbiamo totalizzato oltre 30.000 visualizzazioni live durante le nostre dirette legate alla, al Mondiale di Formula 1, al Gran Premio di Miami per cui grazie davvero a tutti voi per l'affetto e la stima che ci regalate è un motivo di grande soddisfazione per noi ci e rappresenta la, la spinta, la benzina per poter andare avanti. E parliamo di benzina, parliamo di motori caldi pronti per far sentire il proprio rombo in questo in quel di Valencia nel corso del prossimo weekend. Caro Gianluca, allora, cosa ci attende al via di questa sta, nuova stagione? Tu mi hai mandato qualche dato, qualche statistica che vado le, eh, velocemente a riepilogare perché sarà una stagione davvero sensazionale. Avremo 30 7 macchine al via 22 paesi rappresentati tra piloti e team 35 piloti nell'Euronascar Pro 34 nell'Euronascar 2 ben 15 italiani eh, nella Pro e 10 nella 2 insomma, numeri da record però continua tu insomma che sei il, la persona giusta per poterlo fare Ma andavi benissimo, eh? potevi andare avanti tranquillo sì. <ride> no, una, una stagione è una stagione di quelle da record, da record. Tra l'altro, celebriamo i, i dieci anni della title sponsorship di Wilen, che ci, ha, ci fa compagnia dal 2013, sostiene e ci tiene al sicuro in pista e fuori, grazie ai suoi prodotti per la sicurezza, le luci di segnalazione per la sicurezza. Dicevo, celebriamo questo decimo anniversario col botto. 37 macchine, sono qualunque cosa, è un record da tutte le parti: i record di paesi rappresentati, i record di piloti iscritti sono 70, i record di partecipanti ai trofei, è un record dietro l'altro, che vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro fino ad ora. E che a Valencia ci aspetta uno spettacolo che veramente nel caso di non perdere, anche grazie alla RGP, perché anche quest'anno faremo il cross-posting sulla pagina Facebook di la RGP. Quindi, scusate, ho spoilerato. No, beh no, hai fatto bene, ma chi ci segue naturalmente lo, lo saprà perché ha avuto già la possibilità negli anni precedenti di vedere le dirette delle gare anche sulla, sulla pagina Facebook di LevGP, per cui sicuramente eh, ci sarà tanto pubblico pronto a seguirci. Gianluca, andiamo a vedere insieme il calendario di questa stagione 2022 perché ci sarà anche un appuntamento particolarmente atteso in Italia perché si torna ancora una volta a Vallelunga. Anche quest'anno la stagione si articola su sei eventi. Eh, torniamo ad avere il pubblico da tutte le parti, per cui sarà ancora più piacevole. Partiamo dalla Spagna questo fine settimana, dopodiché, ci spostiamo il 3-4 eh, il 9, il 10 di giugno a Branzaccia per l'American Speed Fest nona edizione, e poi il 9 e 10 di luglio. Una calda estate romana a Vallelunga ci aspetta con il Nascar GP Italy. Per cui, per chi vuole venirci a trovare, eh, sarà come sempre tutto aperto: eh, paddock aperto. Chi paga il biglietto, chi viene a trovarci ha accesso completo al paddock, ai piloti, ai team, eccetera. Basta fare attenzione e lasciarli lavorare. E spesso si riesce a venire via con un bel souvenir. Dopodiché a settembre andremo all'autodrome Most in Repubblica Ceca, poi un classico la tappa di Zolder e poi le finalissime quest'anno sono a Grobnik in Croazia, un circuito che si sta rifacendo il look e che ci ha regalato tanto spettacolo l'anno scorso, quest'anno ospiterà l'ultima gara del campionato il 29 e il 30 di ottobre. Gianluca hai parlato del pubblico che naturalmente tornerà ad affollare gli spalti di tutta Europa, però è molto importante il contatto con il pubblico, perché la Nascar e William Rossies ha fatto nel corso degli anni proprio un valore aggiunto del rapporto con il pubblico, della possibilità per i fans di poter davvero toccare da vicino queste vetture e conoscere i piloti. Letteralmente toccare da vicino è proprio, è proprio il termine che userei, a volte anche salirci sopra. Se avete bambini piccoli e siete particolarmente fortunati, basta chiedere e verrete accontentati. A volte, vi, vi giuro, io ho visto anche ragazzini andare via facendo rotolare gomme lungo i pendii di francia corta o pezzi di para, portarsi via pezzi di paraurti. Si va via con qualcosa. Quando si viene a una gara della NASCAR o della si va sempre via con qualcosa, che sia qualcosa di fisico, che sia un'emozione, un sorriso o una chiacchiera con un pilota, con, con uno dei nostri piloti. Una, è una cosa che nel motorsport era caduta in disuso e che ora sta tornando finalmente il contatto diretto. Come vedete dalle immagini, c'è sia fra le macchine che fra piloti e pubblico. E intanto salutiamo coloro che. Uh, naturalmente ci stanno iniziando a scrivere per quanto riguarda questa puntata. Salutiamo il caro amico Max Palumbo. Ciao ragazzi, quanta bella Italia da corsa stasera! Pronto? Ciao anche Max, Max. <ride> grandissimo. E uh, Gianluca, prima di salutarti, e andare a, a introdurre il primo degli altri, dei quattro piloti che saranno con noi questa sera, perché avremo una rappresentanza tricolore nel corso della nostra trasmissione, ti chiedo, dammi un buon motivo, se vuoi anche due. Per seguire la NASCAR e Wellen anche quest'anno, all'appassionato che magari non conosce questa categoria, dici perché dovrebbe seguire e appassionarsi a questo campionato. Per la passione, perché riportiamo le corse a quello che erano. Siete parte integrante dell'evento, della corsa e sono le persone a fare la differenza. Non è la tecnologia, non è la gomma, non è la sospensione, non è. Lettone, è... niente di tutto ciò, sono le persone. E se volete appassionarvi alle storie dei piloti e di chi la vive, che siano piloti, ingegneri, team o anche solo amici che hanno vissuto il vostro stesso, che vivono la vostra stessa passione, venite a trovarci. Direi che è un ottimo, è stato molto convincente, no? Gianluca, cosa... Uh, Nicola, cosa ne pensi di queste parole di Gianluca, <ride> Nicola e Luca? Che ci ha convinto. Che Benissimo. ci ha convinto di andare a vedere una gara delle Ronascar dal vivo, anche Luca. Tu cosa ne pensi? Beh, sicuramente Obbi saremo tutti a Pallunga quest'anno. Obietti obiettivo centrato, non c'è cioè, da aggiungere altro green flag, possiamo dire nella stella americana. Ma resta e che allora attendere quello e allora siamo pronti per, visto che ci sei, Gianluca, rimani con noi ancora un paio di minuti. Perché almeno salutiamo insieme quello che è il nostro primo ospite di questa sera. Che è stato, tra l'altro, uno dei grandi protagonisti nel corso della precedente stagione. Perché pensate, ha sfiorato il titolo Pro nel 2021. Sono arrivati diversi piloti a giocarsela sino all'ultima gara. E lui, insomma, di certo non si è tirato indietro. Anzi, ha fatto una gran bella figura ed è pronto per giocare un ruolo da protagonista anche quest'anno. E allora siamo pronti per dare il benvenuto nella nostra trasmissione anche, eccolo qua, a Vittorio Ghirelli. Ciao Vittorio! Ciao a tutti ragazzi, ciao, come va? Ciao Vittorio, è il tuo compleanno no. oggi? Sì. Allora, allora auguriamo! Se ne allora, auguri. una torta in diretta, scusa eh! No, vabbè, non si festeggia, stiamo pensando già a Valencia, capito? Non, non importa, comp... festeggiamo dopo Valencia, dai! Quindi, Con qualche eh! Pompa, eh? Vediamo come va la gara, vediamo come va la gara prima. Gianluca, vuoi fare tu una presentazione di Vittorio e del suo percorso in Euronascar? Il percorso di Vittorio in Euronascar è un rullo compressore. Ha avuto una, una prima stagione in cui ha preso le misure, dopodiché ha vinto il titolo Euronascar 2 con una, un sorpasso all'ultima gara da bollino rosso. Fantastico. Com'è che diceva Rino Tommasi per i match di tennis? Sì, Circoletto Rosso, un sorpasso da Circoletto Rosso. Io vi ricordo il dopodiché... personalissimo cartellino, che... <ride> <ride> di box, però comunque va bene. <ride> e, poi, e poi è passato in Euronascar pro nel 2021 e ha rischiato di vincere il titolo immediatamente, eh, dimostrandosi, tra l'altro, è stato il primo pilota. No, è stato uno dei primi, il secondo pilota dell'Euronascar 2, campione dell'Euronascar 2, a vincere anche in Euronascar Pro. E vi assicuro che non è una cosa facile. In Euronascar Pro, in 120 gare, hanno vinto 18 piloti. Vittorio è uno di quei 18. Beh, Impressionante. Insomma, una bella introduzione, no? Hai grazie. un po' di pressione? Ti ha messo un po' di pressione? <ride> no, grazie Gian per la intro. <ride> Grazie a te Vittorio, sempre uno spettacolo vederti guidare. Allora noi salutiamo Gianluca Guiglia, Gianluca noi ti ringraziamo per essere stato con noi e averci dato l'assist per cercare di presentare nel migliore dei modi e andare a conoscere meglio anche i protagonisti di questo campionato 2022 come si dice in questi casi Gianluca ci vediamo in pista naturalmente Ci vediamo in pista, ci vediamo a Valencia e ci vediamo su Grazie a Gianluca Guiglia, PR manager della NASCAR e Wellenor Siris. A presto Gianluca, ciao. A presto. Ciao, buona serata. Ciao. E allora Vittorio, adesso sei tutto nostro. No, sto scherzando <ride> naturalmente. Uh, Vittorio, insomma, questa sarà la tua prima stagione completa, tra l'altro, con il team Notolli Motorsport, dopo che hai sfiorato, come dicevamo, il titolo pro nella stagione 2021. Insomma, ti sei unito a questa compagine proprio alla vigilia del round di Vallelunga decisivo per il titolo. Diciamo che evidentemente il feeling e le sensazioni sono state subito positive, tanto è vero che avete rinnovato l'accordo anche per questo campionato. Sì, eh, l'anno scorso ci è mancato veramente poco purtroppo l'ultima gara ho perso i freni alla curva semaforo di Vallelunga quindi eh, diciamo col terzo posto avrei vinto il titolo ero già secondo però al giro sette niente, non avevo più il pedale del freno quindi è finita così la mia stagione però sì, con il team ho voluto dargli fiducia e... Abbiamo insomma, fatto questa scelta insieme con la mia famiglia, i miei sponsor, e puntiamo ovviamente a vincere quest'anno. È stato un precampionato un po' difficile perché, con tutti i fatti, diciamo, tutti gli avvenimenti nel mondo, anche i pezzi di ricambio, tutto in ritardo, e pertanto non abbiamo potuto eh, provare a no? fare giornate tanti di test. Più di tanto, quindi però, eh, abbiamo il giovedì a Valencia quattro ore di test. E contiamo no, di fare un bel programmino per eh, messa a punto della vettura. E, insomma, la pista la conosco. <ride> L'altro anno eh, a Valencia è andata bene. L'anno prima in Nasca 2 anche ho vinto eh, tre gare su quattro a Valencia. Insomma, una delle mie piste preferite. E sono convinto che quest'anno. Eh, si può fare veramente un bel lavoro eh, anche grazie ai miei sponsor che mi hanno permesso di raggiungere il budget quest'anno puntiamo al top diciamo Ecco Vittorio intanto stiamo vedendo delle belle immagini, tra l'altro tu parli un perfetto inglese, e, uh, delle belle immagini che ti hanno visto presentare il, uh, le caratteristiche del circuito di Vallelunga laddove andrà in scena la tappa italiana anche nel corso di questa stagione. Tu hai tra l'altro un passato nella tua carriera di... Ottimo livello anche nel mondo delle monoposto. Eh, adesso ti senti di aver trovato effettivamente la tua dimensione ideale con questo campionato, con questa tipologia di vetture? Allora sicuramente le NASCAR sono molto molto divertenti da guidare e devo dire anche potenti, e tanto grip meccanico, diciamo poca aerodinamica però non hai i controlli, non è niente, quindi diciamo eh, lo stile di guida eh, conta veramente tanto e, e sono macchine poi divertenti anche a livello per gli, per gli spettatori perché sono, eh, i biglietti sono praticamente gratuiti e quindi tanti spettatori ogni gara, accessibili a tutti e il campionato in per sé non ha un budget clamoroso diciamo come può essere un budget per fare un campionato europeo con un GT3, per esempio. Quindi, eh, diciamo, conciliare eh, ovviamente la mia passione, cercando sempre di ottenere ottimi risultati e allo stesso tempo non, eh, trovare noi il budget giusto per, per farlo. E la NASCAR, eh, da quando appunto sono entrato, che era il 2019, ho fatto tre anni questo campionato, devo dire... E poi sta crescendo veramente tanto. Infatti, i ragazzi insomma, della Nascar hanno fatto un eccellente lavoro. Anche Gianluca, specialmente, ha fatto a livello mediatico un eccellente lavoro. E, e tanto, tanto seguita. Quindi, anche gli sponsor sono molto, molto interessati. Insomma, pronti per vivere insieme un'altra annata eh, ricca di emozioni? Un'ultima uh, un domanda per, per Vittorio prima di salutarlo. Nicola, se, sicuramente avremo anche tante curiosità da chiederti, ma il tempo naturalmente stringe perché siamo in tanti ospiti questa sera. Allora, Nicola, adesso tocca a te per la tua curiosità per, per Vittorio Ghirelli. Sì, io volevo chiedere più che altro. Eh, che sensazioni dà guidare una macchina di questo tipo che sappiamo che è una macchina insomma, diversa se vogliamo da, da tante altre che vediamo in pista no? perché una, una Nascar è una, una macchina diversa ecco, le sensazioni che dà questa macchina? allora sicuramente mh, è molto particolare la frenata della macchina perché comunque essendo una macchina pesante e eh, eh, non abbiamo i freni in carbonio e quindi diciamo la frenata è proprio la parte più delicata della macchina e pertanto devi essere al limite però allo stesso tempo no? non, non puoi diciamo noi diciamo in inglese overdrive perché quello poi comporta insomma che vai più piano con il tempo sul giro pertanto è una macchina che devi guidare al limite e divertente perché poi si fanno bei traversi cioè la puoi, la puoi diciamo, guidare però la frenata se sbagli diciamo mezzo metro un metro la traiettoria ti accorgi proprio che non riesci più a fermare la macchina e, ed è un problema in quel caso e quindi sì sicuramente eh, rispetto magari a una gt3 con la quale ho corso sicuramente devi essere diciamo al limite sempre guidandola però con una pulizia di guida che ti permette no, di avere una buona percorrenza, una buona uscita di curva, questo sicuramente. E allora, Vittorio, noi ti ringraziamo per essere stato in nostra compagnia, ti facciamo ancora tanti auguri di buon compleanno, insomma, un bel modo magari per eh, celebrare anche il tuo compleanno con questa diretta, nell'ospicio che per te e per il tuo team, ovviamente, possa essere una stagione ricca di soddisfazioni. Grazie, a Vittorio Ghirelli, e ci vediamo in pista. Grazie a voi LFGP e seguiteci numerosi per la tappa di Valencia, che andiamo a vincere. Dai, ciao Arcata. Grazie. <ride> grazie. grazie, grazie Vittorio Ghirelli. Ciao a presto, ciao, ciao Vittorio. Ciao. E allora noi siamo pronti, ecco, avevamo l'inquadratura verticale, ma preferisco questa, se no Pellegrini viene tagliato a metà. Allora andiamo avanti con la nostra sequenza di ospiti perché siamo pronti per introdurre un altro dei protagonisti, questa sera una, una, un parterre de roi davvero per eh, farci compagnia in questo speciale dedicato alla Euronascar al Via e siamo lieti di accogliere eh, con noi nella nostra trasmissione puntata numero 384 di Circus anche... Francesco Garisto, eccolo qua, ciao Francesco, benvenuto. Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Nicola, ciao Luca. Un saluto naturalmente e benvenuto nella nostra trasmissione. Francesco Garisto che quest'anno sarà al via del campionato Euronascar 2 con il team MK1 Racing Team, supportato da RaceArt Technology per quanto riguarda la parte tecnica. Insomma fr Francesco, anche quest'anno ti presenti con l'obiettivo di lottare. Per il vertice, per il titolo, con un ruolo da protagonista e l'obiettivo è di iniziare subito, immagino, con il piede giusto già da Valencia. Allora, sì, credo che tutti i piloti in griglia siano lì per vincere. Eh, la differenza la fa chi eh, è più preparato e chi eh, col team ha lavorato di più durante eh, il periodo invernale. Eh, L'anno scorso, eh, diverse imperfezioni non ci hanno. Eh, permesso di arrivare al top a fine stagione, ma ce la siamo sempre giocata in termini di performance, quindi eh, io sono carichissimo. Ma eh, quest'anno avrò una visione un po' più eh, netta sul cosa fare gara per gara. Non starò a guardare a lungo termine, eh, mi concentrerò adesso. Eh, sono, mi sono preparato molto per eh, la prima tappa a Valencia eh, e sto continuando a farlo. Eh, smetterò eh, quando saremo effettivamente lì a correre. E, e sì, l'obiettivo comunque sia, come detto tu, è arrivare davanti e vincere. Ecco, infatti vediamo anche queste immagini, dove ti sei tolto già qualche soddisfazione nel corso delle tue apparizioni per quanto riguarda la NASCAR e Wellington Series Tra l'altro, anche tu, Francesco, provieni dal mondo delle monoposto. Ecco, come sei arrivato? Raccontaci un po' per chi non ti conoscesse o ti conoscesse poco, com'è stata la tua carriera? Perché sei comunque uh, molto giovane, provieni dal, dal mondo... Hai vissuto un'esperienza importante nel mondo delle monoposte e poi adesso è arrivata questa fase dedicata alle ruote coperte. Come ci sei arrivato? Beh, in realtà ho più esperienza con le, con le ruote coperte che con i Formula. I, con i Formula io sono approvato alle auto da corsa, dai kart, nel 2018 facendo due gare in Formula 4. Ehm, poi sono, eh, gli sponsor non sono stati abbastanza... Finché nel, alla fine di quell'anno ho, ho fatto dei test in Lotus Capitalia eh, e poi siamo riusciti a firmare il contratto per correre nel 2019. Eh, e, e Il 2019 è stato il mio primo anno intero eh, con auto da corsa e direi che è andato anche abbastanza bene perché abbiamo finito, ho finito la stagione primo dei rookie, eh, terzo assoluto a pochi punti dal, eh, dal Vertice. È stato un un campionato molto divertente e combattuto e sempre alla fine di quell'anno eh, ho sentito ehm, di questi test di selezione eh, che avrebbero fatto in Francia per selezionare piloti provenienti da tutto il mondo eh, da finanziare eh, per correre nel campionato europeo Nascaro e ho detto proviamo, Ovviamente. sono andato e fortunatamente adesso fortunatamente non lo so eh, però ehm, i, i capi, chiamiamoli, hanno deciso di tirarmi dentro quindi adesso sono con la Nascar dal... questo sarà il terzo anno Abbiamo visto in precedenza il calendario, Francesco uh, vediamo piste di primissimo livello abbiamo Valencia, abbiamo Branzaccia, abbiamo Vallelunga e poi ancora Most, Zolder, la finale a Grobnik quale di queste tappe ti esalta di più a vederle qua in calendario? Uh, a vederle tutte direi quella in cui vinco. Ok. <ride> dato, che dato che la vittoria ancora per un pelo non è arrivata, eh, direi, vabbè, eh, assolutamente eh, la tappa vale lunga, sarebbe la mia tappa di, eh, mia ca mia tappa di casa. Eh, già lo è stata negli ultimi due anni, ed è stata piena di... tranne il primo anno che eh, io ho debuttato in periodo di Covid nella NASCAR, eh, l'anno scorso è stata piena di gente. Uh, Valencia anche un circuito stupendo, dove, però, ho avuto un po' di sfortuna negli ultimi anni. Uh, quindi bah, no, no, non saprei quale scegliere. Dovrei... sono tutti molto belli. Uh, diventerà il mio preferito quello dove avrò la prima vittoria. Dove salirai oh. sul gradino più alto del podio. Esatto. Questo, questo è poco, ma sicuro. Luca. Spazio a te adesso per la tua, la tua curiosità. Per il nostro ospite, Francesco Garisto, a te, Luca. Ciao Francesco. Ah, semplicemente volevo chiedere, ha detto gara per gara, eh, ti piace il format playoff o no? Con una finale? Eh, a me sì, a me piace perché alla fine il bello di, di questo campionato è che non è noioso, cioè diciamocelo, eh, la Formula 1 negli ultimi anni è diventata molto più agguerrita, però fino a qualche anno fa mh, ci si annoiava. Eh, a me piace, il bello del motorsport è quando non si sa cosa sta per succedere e il continuo eh, la continua battaglia, il continuo non sapere eh, chi andrà a vincere, cosa succederà, come succederà. Quindi, eh, secondo me, questo nello sport in generale, non solo nel motorsport, credo che sia molto importante per attirare il pubblico e a me sì, io lo approvo. E allora Francesco, naturalmente spazio per te in uh, conclusione del tuo intervento anche per poter ringraziare uh, il tuo team, i tuoi sponsor e ovviamente chi ritiene opportuno per uh, poter affrontare nel migliore dei modi questa stagione 2022. Certo, io innanzitutto ringrazio voi per avermi ospitato questa sera. È ah, un piacere per e, noi. Eh, ringrazio eh, il mio team eh, con cui stiamo lavorando, il mio team, come hai detto tu, MK1 che si è... Eh, coeso con Race Art, alla fine, è un, chiamiamolo un nuovo team, ma è solo l'evoluzione del team che è stato negli ultimi due anni. Quindi adesso c'è eh, anche sentimento fra di noi, che è un qualcosa okay. che è bello, ma è anche molto importante eh, per lavorare bene assieme. Eh, devo ringraziare eh, i miei sponsor. Tra l'altro, uno nuovo quest'anno che sarà eh, il Centro Nazionale per l'Ingegneria del Motorsport in Inghilterra. Uh, che è partner dell'Università di Bolton, anche l'università dove studio io adesso e dove vivo, e um, la mia famiglia e tutti quelli che seguono e supportano me e questo bello sport. Assolutamente. Allora, Francesco, noi ci vediamo in pista molto probabilmente a Valelunga, ma comunque, in ogni caso, tu sarai già pronto per quanto riguarda la tappa di Valencia per recitare un ruolo da protagonista nella Euronascar 2. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Naturalmente, eh, in bocca al lupo, risentiamoci nel corso della stagione perché sarai sempre il benvenuto qui su LiveGP.it. Assolutamente, viva il lupo, grazie a voi, e ci vediamo in pista. Grazie. Ciao Francesco, presto. Ciao. E allora, allora, proseguiamo con la nostra carrellata di ospiti. Questa sera non abbiamo davvero un attimo di, di respiro perché abbiamo tantissimi ospiti e molto, a me piacciono molto le puntate così dinamiche, raffica, ricche di raffica, raffica, sì, andiamo con una raffica. raffica. E adesso fate i seri, mi raccomando, perché abbiamo... Il piacere di avere con la settimana scorsa. Abbiamo avuto l'Uli del Castello e vi siete comportati bene. Fate altrettanto questa sera. Noi, mi siamo raccomando... bravi, eh, noi siamo sempre bravi, direttore. Ah, lo spero per te, Pellegrini. Mi raccomando adesso perché c'è Arianna Casoli. Ciao, Arianna, benvenuta. Ciao a tutti, ciao, Marco, ciao, Luca, Nicola. È un piacere e averti qui con, con noi. Scusami. E ciao a tutti gli amici di LIGP. Assolutamente sì, e ti ringraziamo Arianna naturalmente per essere in nostra compagnia. Beh, eh, di te potremmo dire molto, nel senso che ormai hai maturato un'importante esperienza per quanto riguarda questo, questo campionato che ti vede protagonista già da alcune stagioni e che nel 2020, 2022 ti vedrà in pista con un team francese, nella fattispecie si tratta sì. del team Speedhouse Racing eh, dopo diciamo così sei anni e ben quattro titoli di categoria se non erro perché hai vinto tre sì. titoli Lady e uno è eh, un titolo Legend nella Euronascar 2 eh, quest'anno vai a unirti al progetto del team di Luca Lasserra raccontaci un po' come, come è nata questa unione ma guarda, ho incontrato Lucas. Lo conosco da qualche anno perché, come hai detto tu, sono un po' una veterana della serie. E una grande passione per le corse. Mi sono innamorata di questa macchina che è tutta da guidare e ti è tanto da imparare. E Lucas mi ha esposto a fine stagione l'anno scorso il suo progetto di ampliare il team. Speed House quest'anno schiererà quattro macchine. E abbiamo avuto insomma l'annuncio di tanti piloti molto forti nella Pro e ho deciso di seguire questo suo nuovo progetto. A me piacciono molto le sfide, mi metto sempre alla prova e anche questa mia avventura in Euronascar è un po' una, una sfida anche con me stessa. Eh, mi ha insegnato tanto, mi ha cambiata tanto e mi ha dato tanto perché comunque come dicevano sia eh, Vittorio che Francesco che Gianluca in primis è un campionato che coinvolge tutti veramente, eh, c'è tanta gente che lo segue e fai parte di una grande famiglia da corsa dove veramente ci sono gare. Eh, vere, diciamo gare di una volta ecco, dove non c'è elettronica e tutto da guidare e io ho tanto da imparare ancora, perché comunque rispetto a tanti ragazzi vengo dal da nulla, io ho fatto la mamma per tanti anni e e... Alla passione mia. non si comanda, diciamo. Mettiamola no, così. Sono cresciuto in mezzo alle macchine da corsa e mi ritrovo, diciamo, sempre a mio agio nel paddock e alla guida. Quando sei dentro una macchina da corsa hai delle emozioni, e hai una sfida da vincere con se stessa e, la ovviamente, la sfida con gli altri. Quest'anno saremo veramente tanti, l'ha detto anche Gianluca, se non ho capito male: 35 macchine, 36. Quindi. Una bella griglia, sopravvivere in curva 1 e 2 <ride> è il primo obiettivo, forse. Esatto, esatto. intanto abbiamo visto qualche, qualche fotografia eh, sì. per quanto ti riguarda di questa nuova avventura, sicuramente una un avventura stimolante. Tra l'altro, oggi c'è stato anche l'annuncio eh, di, di, di una new entry per quanto riguarda questo, questo team. Però volevo chiederti una, una curiosità che, che mi è sorta ieri parlando anche con, con Max Palumbo, il quale mi ha Ricordato che tu quest'anno avrai in gara il numero 14, è corretto? Ed è un sì. numero, se non ricordo male, particolarmente importante per quanto ti riguarda. Guarda, è un numero a cui sono molto legata a livello affettivo. È un numero che piace in famiglia. Abbiamo questa passione, diciamo, per i numeri multipli del 7. E ho deciso assieme a Lucas che poteva essere un buon numero da, da portare sulla nuova macchina, e quindi abbiamo sposato questo progetto. Infatti, vedi ho le mie magliette con 14. Ho fatto un certo. sacco di grafiche quest'inverno. Io faccio grafica no, normalmente, e quindi mi sono divertita parecchio anche perché Lucas aveva già una, una sua immagine molto forte. Questo l'hai quindi... fatto tu quindi. Questo l'ho fatto io. Sì. Il gioco ah, che mi rappresenta è un po' meglio. Questo gecko Cambio il colore, magari eh, mi vedi nel, nelle vesti di mamma, nelle vesti di grafico e mi vedi nelle vesti di pilota ogni tanto. Eh, complimenti, insomma, <ride> diciamo che eh, anche quando si, ci si cimenta in un'attività a 360 gradi, si cerca sempre di mettere in uh, a disposizione tutte quelle che sono le proprie qualità, le proprie doti. E quindi tu l'hai fatto molto bene mettendo a disposizione anche le tue. La tua esperienza nella veste grafica, per uh, uh, diciamo così, rendere ancora più gradevole l'aspetto cromatico della vettura e della tua, della tua presenza in pista, uh, a chi toccava per la domanda? A Nicola. Se non sbaglio, la curiosità, vero? A lui sì, sì. vai, Nicola a te. Allora, io volevo chiedere: no, ehm, delle piste in calendario, magari qual è quella che ti piace di più? E se c'è una, una pista fuori invece dal calendario su cui vorresti correre con la NASCAR, cioè europea intendo, adesso non parliamo dell'americana, sì. europea se c'è qualche pista che secondo te manca e che sarebbe bello vedere in calendario? Allora, piste che amo tanto perché in questi anni ho avuto l'occasione di provarne tante e sicuramente Valencia perché mi ha dato tanto... Tante opportunità di, di poter competere e l'ho vissuta tanto come pista e mi piace molto. Eh, Most che l'ho scoperto. Il primo anno non mi era piaciuto tanto perché c'era veramente caldo, invece l'anno scorso mi sono divertita parecchio. È una bellissima pista, molto veloce. Amo Zolder perché è una pista storica, è una pista stupenda, molto difficile, devo dire, da gestire anche fisicamente. Molto, molto difficile trovarne una nel nostro campionato che non sia particolarmente bella e difficile, perché sono state veramente selezionate ad hoc per dare spettacolo e dare la possibilità veramente di competere. Come piste che vorrei, mi piacerebbe <ride> riprovare con la NASCAR, perché il primo test che ho fatto con la NASCAR lo feci là e, e che amo, il Mugello. Anche se è una pista molto lunga, noi abbiamo dei rapporti abbastanza corti perché comunque le nostre piste sono abbastanza corte. Abbiamo quattro marce, un cambio in frontali, bisognerebbe cambiare i rapporti della, del campo. Ah, certo. E A tre quarti di rettilineo entrava il limitatore <ride> di, di quarta. Quindi, però, è una pista veramente incredibile quella. Se andiamo oltre oceano, il sogno sarebbe poter competere negli ovali. Partì. Io ho, fatto, ho avuto l'opportunità di fare un test con My Skinner a New Smyrna eh, con una Prolate, ed è stato veramente bellissimo. Un modo diverso anche di vedere, eh, perché NASCAR eh, ha tante sfaccettature, tante. Microcategorie, noi siamo una serie europea, un po' internazionale perché, come diceva Gianluca, siamo tan tantissimi e di tante nazionalità. Il mondo americano è una cultura, la NASCAR sostanzialmente. Portarli in Europa por porti un qualcosa di veramente particolare e quindi ti, ti entra dentro, diventi parte di un qualcosa che è veramente emozionante. Ti dico, tanti ci seguono, tanti ragazzini li sto vedendo crescere negli anni. E anche domenica ho incontrato a Vallelunga dei ragazzini che vengono a vedere la NASCAR, sono venuti al box, abbiamo fatto le foto insieme, sono pronti a venire a, a Vallelunga perché mi hanno chiesto se posso tenergli una gombusata da portare a casa. <ride> e sono quelle cose stupende che solo in NASCAR, secondo me, succedono con il paddock aperto. Un anno a Varenzac. Abbiamo messo in macchina durante diciamo un momento in cui non si lavorava sulla macchina un'intera classe di, delle elementari e vedere la faccia di questi bambini salire dentro la macchina è stata incredibile. Te, sono ricordi che ti porti dietro sempre. E ogni volta che parlo con loro io penso: Ma quando io ero piccola, che cosa facevo? <ride> io guardavo queste macchine non vedevo l'ora di toccarle, di farmi mettere dentro la macchina. E, e ti rimane, ti rimane, un'esperienza unica. Eh sì, lo credo assolutamente. Beh, insomma, Arianna, abbiamo intanto avuto i, ricevuto i saluti da parte di Davide Dallara, che anche quest'anno oh, sarà via. Ciao Davide, che ci avrebbe ascoltato, quindi è stato di parola. Stato eh, di insomma e Arianna, in, in vista di questa stagione, il tuo obiettivo come lo possiamo riassumere? Se tu dovessi esprimere un desiderio e ritrovarti in una posizione alla fine dell'anno, quale potrebbe essere il tuo obiettivo principale? Guarda, il mio obiettivo principale è sicuramente migliorare le mie prestazioni, come ogni anno, perché alla fine io sto crescendo con la serie, non ho un passato da corsa vero e proprio. E nonostante gli anni neuronascar, perché alla fine ogni anno è una sfida, ogni anno il livello si alza, e quindi questo è il primo obiettivo. Riuscire a stare nella bagarre e divertirmi. Perché, comunque, il divertimento, l'adrenalina che hai in macchina, riuscire a stare nel gruppo, magari fare un buon piazzamento alla fine, e come ti dicevo prima, sopravvivere in curva 1 e 2, <ride> che è la cosa forse più difficile quando siamo così tanti. Bene Arianna, noi allora ti ringraziamo davvero per essere stata in nostra compagnia, è stato un grande piacere e ti facciamo un grosso in bocca al lupo in vista della stagione 2022 e invitiamo ovviamente tutti coloro che ci stanno seguendo a seguirvi sui social e anche in televisione per quanto riguarda già a partire dalla tappa di Valencia e poi chiaramente i nostri amici italiani a, a venire a vedere questo campionato nella tappa di Vallelunga. Grazie Arianna e lascio anche a te spazio naturalmente per i tuoi ringraziamenti di rito. Ringrazio ovviamente voi per l'invito e i miei sponsor AutoJP, FRIM, eh, BER e pura Simulazione. La famiglia che sopporta questa mia passione mi vede ogni tanto partire <ride> e ovviamente ringrazio Lucas per aver creduto in me e avermi inserito in questa squadra meravigliosa che ha costruito e non vedo l'ora anche di, di affiancare Margussen eh, con il nostro numero 14, che esatto, come ha il Massimiliano, il 14 è il numero di Tony Stewart, quindi è un numero esatto. molto importante. <ride> È una bella responsabilità, insomma, una bella nella... responsabilità, sì, il mondo Nascar. <ride> grazie, Arianna. Grazie buona a serata. voi, e a presto. Ciao, Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Intanto salutiamo perché anche perché i numeri Giovanni sono religione. Giovanni ricordo... Salutiamo Giovanni che ci scrive. Ciao, anche... grazie anche a te. Buonasera, Giovanni. I numeri sono importanti, dicevi Luca. Sì, effettivamente 14 88 24 18 di trovarne tantissime sono iconici della NASCAR beh importante anche il numero uno quello che ha portato in pista Max Verstappen nel Gran Premio di Miami che è riuscito a conquistare esatto esatto, esatto. però qua non è il pilota è la squadra che ha il numero è il leggimento diverso questa è cosa sì. meno in America è così Quindi, però sì il numero uno di Max Verstappen quello va sempre bene poi chi ha il numero uno lo riconosce subito no Beh sì, lo ha, lo ha dimostrato. Ma intanto chiudiamo la, la parentesi per il momento dedicata all'Euronascar, ricordandovi naturalmente il calendario per quanto riguarda la stagione 2022 con il debutto il 14-15 maggio sul circuito spagnolo di Valencia, poi l'11-12 giugno si va a Branzac e sarà un appuntamento davvero attesissimo per quanto riguarda la, il calore del pubblico che va tipicamente a eh, contraddistinguere questo appuntamento, 9-10 luglio. Segnatevelo pure in agenda per l'appuntamento sulla tracciato di Vallelunga nell'ambito dell'American Festival of Rome. E poi Most Repubblica Ceca 3-4 settembre, 8-9 settembre. Eh... Ottobre in Belgio, tra l'altro, il circuito di Zolder. Lo abbiamo fatto, ricordiamo anche questa sera: eh, il quarantennale della scomparsa di Gilles Villeneuve, avvenuta proprio sul circuito di Zolder eh, l'8 maggio del 1982. E poi gran finale in Croazia sul circuito di Rijeka. Noi siamo praticamente in, in chiusura per quanto riguarda questa uh, puntata dedicata all'Euro Nascar. Uh, naturalmente, uh, per la raffica, ci penseremo la. Prossima settimana, caro Luca, per quindi non ti preoccupare la prossima settimana. Torneremo no, a realizzare prima di chiudere la Nascar, eh, è, ieri c'è stata, stata anche la Nascar americana. Ha vinto Joy esatto. Logano. Parentesi. Apro chiudo parentesi con un sorpasso. Che ha fatto polemiche, perché una spintarella, forse, eccessiva, forse no, ai danni di William Byron a due giri alla conclusione, numero 22 di Penske, È riuscito a conquistare la prima vittoria in carriera. Ad sì. Arlington, sautere e correre, diceva Duvalli in giorni. Eh, di nuovo, sì. quindi... Diciamo che però Beh, è stato io in, caso, siamo in chiusura. Scusate, ragazzi, dobbiamo proprio Vai. chiudere. Allora, io vi ringrazio. Grazie a Luca Pellegrini. Ciao, Luca. Ciao, Marco. Un saluto anche al nostro Nicola Saglia. Ciao, Nicola. Ciao, Marco. Buona serata a tutti. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Torneremo la prossima settimana con Circus alle ore 21. Un saluto. Ciao.